E a questo punto il motore di Frattiamo ci sta tutto. No, mo fuoco. A fuoco. Ha fatto prima. Adesso facciamo un piccolo salto. Passiamo avanti di qualche anno. Passiamo a un brigantaggio post unitario. Di 60 anni. Io sono un brigante. Ma voi lo sapete chi sono i briganti? Come facete a saperlo? Siete giunti i libri, le carte. Ma le carte che vengono fatte trovare, su quello che hanno scritto essi. Era la gente che non ci combatte rima contro. Ma vuoi poi raccontare quello che è successo? A davvero. Io sono Domenico Fuoco. Lo dice il brigante, era tutta gente ignorante, era gente arretrata. Io ero un sergente degli eserciti. Gli eserciti, intanto, non erano poveracci. Io quando arrivo ai paesi miei, San Pietro, tutto quanto mi rispettava. Io ero una persona rispettata. Poi finito tutto. Ancora me lo ricordo poco. Ottobre 1860. Mi hanno mandato ai paesi miei perché teneva a trovare volontari. Ma era troppo tardi ormai. Era troppo tardi perché il resto stava aperto. Francesco II stava aperto. Se l'erano portato troppo tardi che si teneva da pente. Agli paesi ormai erano capite che stava aperto. Gli stavano tutti aiutati gli altri, quelli che stavano a vincere. Soprattutto i signori dei paesi. I signori, quelli che erano fatti sempre tutto quello che gli pareva esse, mostravano a combattere per la libertà. Chissà che libertà avevano trovato. La libertà, da fregare la terra alla povera gente. E chi se ci hanno mandato a buono? La mia terra, mo sono sei. E loro se pensano di essere andati chissà chi. Finché non arrivi però, finché non arrivi con la banda mia. Perché poi bastano a scompettare la campana e spariscono tutto quanto. Come ne succede quando vengono gli altri? Intanto però non facendo scappare a me. Ehi, ma non arriva io dal paese. E poi si è ricominciata tutta la storia. Prima che la Grange, poi che Chiavone, Assora, poi che Maccarone, De Conca, poi che Serracanta. E poi vatti a ricordare chi era. E chi se lo ricorda? A un certo punto mi sono fatto la banda mia, 250 uomini, gli è cominciata la guerra. La guerra è guerra. E che ne sapete voi? La guerra può piacere solo a chi non l'ha fatta mai. La guerra è una riavere che ti si mangia l'alma. Comienzi e non sai dove è finito. Vatti a ricordare tutto quello che è successo in questi 10 anni. Ci volessero 10 anni per raccontare tutto quello che è successo. E certe cose manco me lo ricordo. Buona sera che sto qua, in cima a sta montagna, mo che qua c'è finito tutto, mo che la guerra mi sei mangiata una nipote, mi sei mangiata una frate. Ma qua c'è accesa mamma, a una si è mangiato tutti gli uomini che teneva. Siamo rimasti 5, in cima a questa montagna. E mo, che te ne fa? Te ne stai con man d'una de conca, Nicandro Bucci, chiamato con barone. Dentro a tutti che stanno, era fornita la banda. E sai quanti soldi sono tenuti a dare? Mo, non si sa che sta a fare. Ci ha fatto fare un rapimento, è organizzato tutto, c'è ritta, è fatta cose, in modo di appuntamento qua in cima. Ma sera. Ma io non mi sono fatto trovare, mi sono detto. Poi ci sono mandato una, poi hanno acchiappato e hanno portato qua. E chi da me non mi convince proprio per niente. Io so capire che era qualcosa in capo. Quando
Quando gli parlava, non mi guardava dritto in faccia, abbassava gli occhi. Allora so dite, tu ma sera ti stai qua, io a domani pagavo quello che te l'aveva fatto. Una cosa buona però l'hai fatta, l'hai portata a mangiare. Noi erano parecchi giorni che arrivavamo alla montagna, si mangiate poco e niente. Oggi si mangiate buone e mi sono fatto pure un paio di bicchieri di vino. Ma che due bicchieri di vino non me ne fate tanto bene. Infatti mi sto sentendo bannito e mi pare quasi che mi sta finendo il sonno. Io penso una cosa, che con Barone a me mi ha fregato. Con Barone mi si è fregato, mi si è ucciso. Io mi sono morto. Ma tu non ci credi però. Tu non ci credi. Tu mi continui a vedere, mi continui a incontrare per la via come se io fossi vivo. Perché tu te ne stai di sciocco? Io penso che tu te ne stai di sciocco. Tu mi vedi da tutta la parte. Ma io mi sono morto. Ma se ci sei tu? Non ha Da dove vuoi? segnali. Posso aiutarti al momento. Tu hai i piatti? In vita la faccia mia. Guarda fuori la finestra, in vita la faccia mia. Vivo la via, in vita a me. Io mi sono morto. Vuoi dire che io mi sono morto, ma sei ucciso tu. E chissà quanti soldi ti hanno dato per uccidermi. Mo, che tutti i soldi che ti hanno dato per uccidermi, i chili che ti erano dati prima, ti sei comprata tutta questa terra qua. Tutta sta montagna qua in cima, mo è tutta roba tua. Io oggi sono venuto a vedere la roba tua. Ma di certo vuoi portare qua in braccio? Perché tu, te sei organizzato, tu non ti riesci più all'ambiente. Ti hanno portato qua in cima, qua in braccio, in mostra di guardare la roba tua. Guarda la roba tua, in botta che ti vede, vita un'aquila. Un'altra mi sa che non si è vista con foto forse, ma rossa come chessa, da manco immaginiva che esisteva. Insaquila, ce l'ha proprio che te. Stava che te, togliti sa bilancia e cuoglie, e quando ti sa bilancia e cuoglie, tu la guardi e vedi la faccia mia. Comparò, fregatene.